Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi ritorno con un video tutorial. Visto che anche in Italia sono arrivate le Candy Rose, vi farò il tutorial degli orecchini Otium, ma con le Candy Rose. Faremo questa versione di colore e spero che siate contenti di questo. Ho fatto anche questa versione bellissima. Il tutorial originale è con le candy normali, lì ho usato altre perline. Qui useremo solamente le candy rosse dei cipollotti e le super duo. Ora naturalmente viene in quel materiale e poi andiamo con il tutorial. Nell'info box naturalmente vi lascerò il link dei siti dove potete trovare le candy rose. Quindi per realizzarle avremo bisogno del filo Farline 0,12 mm, naturalmente le candy rose 4 per orecchino, quindi 8 per paio, due colorazioni di cipollotti 4x3. Io userò questo bronzo, questo colore sull'arancio. Le super duo in questa colorazione sono rosa, le rocaille 15-0 in questa colorazione e poi delle rocaille 15, 11 e 80 della Miyuki Oro. Andiamo con la lavorazione. Prendiamo un filo bello lungo e cominciamo ad inserire una candy rose e un cipollotto bronzo, questo verso. Questo lo faremo per 4 volte. Quindi infilate tutte le nostre perline, rientriamo sempre in tutte le perline partendo dalla parte opposta e poi facciamo due nodi con il filo. E io, essendo il filo molto lungo, come vi ho detto, ne lascio una parte da fuori che vado a riprendere dopo. Quindi usciamo dal foro della candy, in questo modo, e poi ancora dal cipollotto. Ora prendiamo 3 rocaille 11-0 e mi inserisco nello stesso cipollotto, ma dalla parte opposta, in questo modo, e vado avanti. Esco di nuovo da questo cipollotto e rifaccio lo stesso inserimento. 3, 11, 0. Rientro nello stesso cipollotto dalla parte opposta e continuo il giro. Facciamo questo anche sugli altri due cipollotti. Abbiamo inserito la sequenza delle nostre rocaille. Ora io esco dal candy e mi inserisco nelle 3, 15, 11, 0. Nel ripassare dovremo fare questo. Passo di nuovo nella candy rose, passo di nuovo nelle 3 rocaille 11, 0 e proseguo così tutto intorno. Finito il ripasso, usciamo da una 11-0 centrale delle 3 11-0. Prendiamo sul lago una 15-0, quella bronzo, due super duo e vado nel foro superiore della candy rose che troviamo subito dopo. Qui invece prendiamo due super duo, una 15-0 e vado sempre nella 11-0 centrale del trio successivo e continuiamo così per tutto il giro. Una volta finito di inserire tutte le super duo, ripassiamo naturalmente nel lavoro fatto e usciamo di qui e saliamo nel foro superiore di questa super duo. Ora qui sulle candy rose andranno una 11
un cipollotto bronzo e una 11, andiamo nel foro superiore della Super Duo successiva. Tra queste Super Duo inseriremo una 80. In questo spazio inseriremo un cipollotto arancio. Qui inseriremo nuovamente una 80 e ripetiamo l'inserimento. 11 cipollotto bronzo, 11-0 e andiamo nella Super Duo, foro superiore. Facciamo il giro in questo modo. Finito anche questo inserimento, ripassiamo nel lavoro un'altra volta con il filo. Io sono andata a riprendermi il filo che avevo lasciato dall'altra parte, ho fatto due nodi tra di loro con un altro filo e continuo. Ora, una volta ripassato, usciamo da questa 80, inseriamo sul lago 2-15-0 bronzo e 2-15-0 oro. Naturalmente lascio a voi poi la fantasia e mi vado ad inserire nel cipollotto bronzo. Ora invece faccio al contrario, prendo 2 15-0 oro e 2 15-0 bronzo. Mi vado ad inserire nella 80 dopo. Qui invece inseriremo, dovremo prendere 2 15-0 bronzo, 3 11-0 oro e altre 2 15-0 bronzo. Mi vado ad inserire nella 80 successiva. Dobbiamo fare questo giro alternando questi archetti. Quindi ripetiamo ancora 2 15-0 bronzo. Naturalmente nell'info box troverete tutta la lista materiale con i rispettivi colori. Quindi dicevo 2 bronzo, 2 oro e vado nel cipollotto. Qui sopra uno di queste candy rose dovremo fare la lavorazione per poi mettere la nostra monachella. Altrimenti basta fare solo un cappietto normale e la mettiamo, volevo dirvi, tipo questo. Io ho fatto questa lavorazione per poter mettere il nostro chiodino. Se voi invece non volete farlo, basta fare solo un archetto per poi aggiungere la monachella o il chiodino. Quindi io ho fatto così. Prendiamo una 11-0, un cipollotto arancio, 11-0, bronzo, 11-0, arancio e un'altra 11-0, quindi inseriremo 4 11-0 alternate a 3 cipollotti. Mi inserisco dalla parte opposta nello stesso cipollotto che stiamo uscendo. Ripasso ancora una volta nell'inserimento che abbiamo fatto in questo modo. Ora prendo sul lago 2 15-0, una 11, altre 2 15-0 e mi inserisco nel cipollotto. Sto uscendo da questo, mi inserisco in questo di sopra, in questo modo. Ora prendiamo 2 15-0 e andiamo nella 11-0. Questo modo e ancora 2 15-0 e vado nel cipollotto così. E questo è quello che faremo. Abbiamo fatto. Ora risalgo nella rocaille in questo modo
Vado sopra, inseriscono il cipollotto in questo modo. Ora prendiamo sul lago una 11 bronzo, una oro 11 0, altre 3 15 0, una 11 e un'altra 15 0. Questo sarà il nostro cappietto e ci inseriamo dalla parte opposta nel cipollotto superiore. Ecco qui. Ora ripasseremo altre 3 volte in queste perline e ci andremo di nuovo sotto. Ora vi faccio vedere. Quindi, una volta ripassato 3 volte nel cappietto, passiamo di nuovo nel cipollotto, mi inserisco nelle rocaille, in questo modo. Passo nel cipollotto e riprendiamo a fare gli archetti come abbiamo fatto prima. Quindi 2 15 0, 2 altre 2 15 0 bronzo, e andiamo nella 8 0. Qui sopra il cipollotto dovremmo mettere 2 15 0 bronzo sempre, 3 11 0 e 2 bronzo, e ci inseriamo nella 8 0 successiva. Facciamo così per tutto il giro. Finito anche questo inserimento degli archetti di rocaille, dobbiamo ripassare naturalmente. Arrivati vicino dove c'è il cappietto, qui usciamo dalle 2 15 0 oro, ci inseriamo nella 11 0 e andiamo nel cipollotto, in modo da rendere più stabile il nostro cappietto che abbiamo fatto. Passiamo soltanto nelle 11 0 e nei cipollotti. Usciamo anche dalla 11 0 qui e ci inseriamo nelle 15 0 e proseguiamo. Ecco qui, avremo questo. Proseguiamo sempre nel ripasso. Bene, io ho finito il ripasso, ho fatto dei nodi con il filo e tagliato il filo. Questo è il risultato. Spero che sia stata cosa gradita farvi il tutorial con le Candy Rose. Quindi spero di vedere al più presto delle vostre lavorazioni. Grazie e alla prossima. Ciao!